Morgan, tu hai vissuto per anni in una città come Napoli, che per certi versi è simile a Roma. In un momento, non dico di difficoltà, dove tra l'altro c'è stata anche molta sfortuna, come si fa a deliberare le polemiche e andare dritto verso l'obiettivo? Beh, le polemiche, insomma, di che cosa? Nel senso che purtroppo questa è stata una prestazione ottima dal punto di vista tecnico, agonistico, fisico, e ci è mancato il colpo del KO. Ne abbiamo avuto più di una possibilità, non siamo riusciti a chiudere la partita e spesso nel calcio capita di essere castigati. È indiscutibile che il rammarico è grande per tutta una serie di motivi che sono evidentissimi, però questa delle ultime partite è stata sicuramente la prestazione da parte della Roma più convincente sotto ogni punto di vista. Però vedere una Roma che fa due pareggi consecutivi dopo 10 vittorie di fila, insomma, fa impressione. Quindi secondo te non c'è un calo e cosa cambia anche a livello di testa? Il calo non c'è, perché se tu analizzi obiettivamente la prestazione su questa col Sassuolo e su quelle precedenti non puoi parlare di calo, cioè devi parlare di una prestazione che contro il Sassuolo è stata fatta meglio che contro il Torino, è evidente. Poi insomma, il pareggio è un risultato che non ci voleva, che non è frutto di quello che purtroppo si è visto sul campo, ma che nel calcio devi saper subito accettare. Peccato che adesso la squadra non avrà l'opportunità di rifarsi subito, ma ci saranno queste due settimane che, se da un certo punto di vista, ci aiuteranno forse a recuperare qualcuno di quelli che è rimasto fuori in queste ultime partite, ci aiuteranno a recuperare magari delle energie nervose, però io avrei preferito scendere in campo subito per dimenticare questo brutto finale. Ultima. A proposito di questo, Morgan, come si reagisce? Cioè, quando si pareggia all'ultimo minuto, quindi la delusione è enorme, tu che sei uno dei più esperti, come si può superare questo momento? Nel senso, non c'è il rischio che si perda un po' di convinzione, di entusiasmo, di euforia? No, per quello che mi riguarda abbiamo perso due punti, che poi sono qualcosa che, per quello che mi riguarda, sono anche più importanti del fatto di parlare di un aspetto, quello psicologico, che per me non esiste. Mi spiego, 10 vittorie e 2 pareggi, è vero, i 2 pareggi sono arrivati consecutivamente, però la squadra ha fatto la prestazione e io mi soffermerei soprattutto su quello. Sì, un pochettino più di brillantezza, adesso io per quello che riguarda il gol sicuramente ho le idee abbastanza chiare, forse quello che era successo prima non mi ha convinto tanto, potevamo gestire meglio la palla, siamo andati credo in fuorigioco su una situazione che potevamo speculare in maniera più intelligente, con più esperienza, però ti ripeto, io in questo momento ho l'amaro in bocca, come ce l'hanno tutti i miei compagni, la frustrazione per non aver conseguito il risultato che meritavamo. Però insomma passerà questa amarezza e ci sarà l'opportunità di Cagliari, che l'unica cosa è che rammarico che ci sarà tra 15 giorni. Grazie. Un giudizio su Pegolo. Che decisione. Io confermo e seguo la mia linea per coerenza e perché ci credo molto, che gli arbitri sono un fattore che non ci deve assolutamente condizionare. Nell'arco di un campionato ci saranno sicuramente situazioni di insoddisfazione ed altre dove molto probabilmente avremo magari delle decisioni a nostro favore. Nelle prime 12 partite non è successo né l'uno né l'altro, molto probabilmente. Comunque quando succederanno, se sono già successe, è giusto che ne parli la società nelle sedi istituzionali più opportune, e poi magari se i tifosi a ragion veduta vogliono lamentarsi, hanno tutto il diritto per farlo. Grazie. Grazie.